L'assorbente non è assolutamente un lusso, l'assorbente è una necessità, una primaria necessità, e credo che bisogna abbattere queste barriere. E infatti Stop Tampon Tax, il ciclo non è un lusso, il nome della petizione promossa da Onde Rosa per tagliare l'IVA sugli assorbenti, alla quale adesso ha aderito anche Coppa. Pensate che le lamette, che sono per farsi la barba, vengono tassate al 4%, un assorbente al 22%. Si è così partiti da un atto tanto simbolico quanto concreto. Dal 6 al 13 marzo tutti gli assorbenti a scaffale Coop saranno venduti come se l'aliquota IVA fosse ridotta al 4%, ovvero il traguardo a cui tende la petizione. Ci sono famiglie, pensate, dove ci possono essere mamma con 4 figlie, pagare un pacchetto di assorbenti 4-5 euro diventa un costo oneroso, anche perché insomma ne serve durante tutto il periodo di ciclo, ne serve in abbondanza, quindi credo che sia un bel segnale che Coop Italia ha voluto dare. Ad oggi sono quasi 500.000 le persone che hanno firmato su change.org per dire no alla tampon tax. Scannerizzando il code QR si può accedere direttamente al sito di Onde Rosa a porre online la propria firma. Una petizione che si inserisce in una campagna ben più ampia, Close the Gap, riduciamo le differenze, per promuovere dunque la parità di genere e combattere le disparità. La Coop, che è una delle più grandi cooperative, con oltre il 70% di dipendenti donna, ha sempre aggiunto alla parola i fatti, ed è per questo che ha creato tante iniziative nel territorio nazionale, volte proprio a abbattere la differenza di genere.